Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In primo piano c'è il processo Sanitopoli perché poco fa, circa un'ora fa, è stata pronunciata la sentenza d'appello dopo 6 ore e mezza di Camera di Consiglio. Ebbene, il collegio giudicante ha condannato l'ex governatore della regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, a 4 anni e 2 mesi di reclusione, dimezzata dunque la pena nei confronti dell'ex presidente della regione rispetto alla sentenza di primo grado. Del Turco non era presente in corte d'appello al momento della pronuncia della sentenza, tra gli altri c'era il figlio Guido. Ma vediamo il servizio. Quanto Del Turco, riqualificati i fatti di cui ai capi 26, 28, 33, 39 e 41 ai sensi dell'articolo 319 quater ed unificati gli stessi e quello di cui al capo 11 sotto il vincolo della continuazione nel più grave reato di cui al capo 33 li determina la pena in anni 4 e mesi 2 di reclusione. 4 anni e 2 mesi di reclusione per Ottaviano Del Turco e questo è il punto nodale della sentenza Sanitopoli emessa dopo 6 ore e mezza di Camera di Consiglio dalla Corte d'Appello di L'Aquila. Dunque pena dimezzata per l'ex presidente della regione Abruzzo. La corte, presieduta da Luigi Catelli con giudice *ad latere* Luigi Cirillo e Armanda Servino, ha accolto parzialmente la richiesta avanzata dal procuratore generale Ettore Picardi, che proprio per Del Turco aveva chiesto la condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione. In primo grado, invece, il collegio di Pescara aveva usato la mano pesante con l'ex presidente con trascorsi da ministro delle finanze e da presidente della commissione antimafia, decidendo per una condanna a 9 anni e 6 mesi. È un dispositivo sul quale è impossibile esprimere un giudizio, se non che naturalmente noi non ci saremmo aspettato altro che un giudizio assolutorio complessivo, e anche se noi dobbiamo prendere atto che su, non lo so, l'80% delle dazioni siamo stati assolti, ci viene difficile capire in che contesto avremmo invece avuto le dazioni per le quali veniamo in modo residuale condannati e come questo si concili con una credibilità complessiva della storia. Quindi la mia impressione è che è una sentenza che stia per scrivere una terza versione dei fatti. Noi avevamo una prima versione dei fatti quando ci siamo presentati in giudizio, eravamo dei concussori. Siamo usciti con una sentenza che raccontava che eravamo dei corruttori. Adesso si dice che non abbiamo preso i soldi per i 2/3 delle vicende che ci vengono contestate, tranne che per 4 o quante sono. 4 episodi. È una storia strana e quindi non possiamo che prendere tempo e cercare di analizzare e di capire. Mi chiedo come faccia a reggere un impianto complessivo di una sentenza che non ha mai distinto tra le dazioni. Quindi o sono avvenute queste dazioni e si indica per ottenere quali atti, o non ci sono state le dazioni. Questa terza via intermedia è una, diciamo, terza versione di questa vicenda, il che la dice lunga, diciamo, su questa vicenda. Per quanto riguarda le altre condanne, 3 anni di reclusione a Lamberto Quarta, 2 anni e 1 mese a Bernardo Mazzocca, che è anche interdetto dai pubblici uffici, 1 anno e 8 mesi pena sospesa per Antonio Boschetti, 3 anni a Luigi Conga, pena condonata, e 2 anni ad Angelo Bucciarelli, così come Mazzocca, interdetto dai pubblici uffici. E sempre per la pagina giudiziaria, slitta al prossimo 4 marzo e si avvicina sempre più la prescrizione per il processo con le accuse di omicidio colposo plurimo e lesioni presso il Tribunale dell'Aquila nei confronti dell'ex capo Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso. Il procedimento cosiddetto Grandi Rischi Bis, un filone parallelo a quello che ha visto ieri in Cassazione la richiesta di conferma delle assoluzioni per i 6 esperti della Commissione Grandi Rischi e della condanna con rinvio per i soli fini civili, aggiungendo 9 parti civili per l'ex vice capo della protezione civile Bernardo De Bernardinis. Un processo invece è quello del filone principale della Grandi Rischi, una sentenza che è attesa a momenti. La Camera di Consiglio si sta svolgendo oramai da oltre 7 ore, ma in Cassazione appunto non è ancora arrivato il verdetto che potrebbe mettere il punto definitivo su questa vicenda, sul processo
grandi rischi. Chiaramente ne sapremo di più poi in occasione della edizione del 23 del TG6, cui vi rimando. Proseguiamo sempre con la cronaca. Si svolgeranno domani a Rapino alle ore 10 nella chiesa di San Lorenzo i funerali di Maria Concetta della Valle, 51 anni, e della figlia Santa Medaglia di 24, morti nell'incidente stradale avvenuto sulla statale 17 tra Barisciano e San Pio delle Camere in provincia dell'Aquila, a cui è invece sopravvissuto, nonostante le gravi ferite, il capofamiglia Lorenzo Medaglia, 57enne, vigile urbano di Rapino, che risulta indagato dalla procura dell'Aquila per omicidio colposo. Secondo le indagini, la Hyundai che Medaglia stava guidando per raggiungere l'ospedale San Salvatore dell'Aquila avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, provocando l'incidente in cui è rimasta coinvolta una Ford Focus alla cui guida c'era Nicolino Antolini, 54enne, di Popoli, dipendente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, ancora ricoverato in rianimazione. Nel pomeriggio le salme sono rientrate in paese per la veglia funebre. Per la giornata di domani il sindaco di Rapino, Rocco Micucci, ha proclamato il lutto cittadino. E ora cambiamo decisamente pagina. Tutela delle bellezze del territorio e rispetto della volontà popolare. SEL presenta una interpellanza rivolta al Premier Renzi sul tema del Parco della Costa Teatina dopo la bocciatura del MISE in merito alla perimetrazione. Un patrimonio naturale dove regna la biodiversità e la forza dell'Abruzzo, i suoi parchi. Il Parco della Costa Teatina torna a far discutere. Dopo un'attesa lunga, tantissimi anni, la minaccia delle trivelle ha portato ad una velocizzazione dei tempi per giungere ad una perimetrazione che desse la possibilità di mettere al sicuro una delle aree più belle della regione. Non solo dell'Abruzzo, ma di tutta la costa adriatica. Un'area che può avere uno sviluppo turistico importante, un'area in cui sono addensate naturalmente molte attività economiche che vanno tutelate, perché non è affatto vero che in un'area destinata a parco non ci possano essere attività agricole, artigianali ed economiche. Ma oggi, dopo le vicissitudini con il Ministero per lo Sviluppo Economico, il MISE, si arriva ad un'interpellanza parlamentare per chiedere la sua salvaguardia e SEL a presentarla. Adesso il problema si chiama Parco Nazionale della Costa Teatina e manca soltanto questa firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, e noi vogliamo capire per quale motivo non la mette. Se ci sono dei motivi ostativi che hanno una connotazione giuridica, lo si dica, altrimenti si viene meno ai propri doveri d'ufficio. Un abuso nei confronti della volontà popolare ed anche di quella delle istituzioni locali che tanto hanno fatto per vedere rispettata una delle peculiarità della terra che continua a vivere per promuovere le sue bellezze e sviluppare il turismo. Ma non si tiene in considerazione che la biodiversità è la vita. La biodiversità significa avere l'opportunità anche di mangiare, di avere le medicine, di avere tutte le cose che ci rendono civili e ci fanno stare bene. Quindi quando si pensa alle varietà di produzione significa che c'è stato qualcuno che negli anni le ha mantenute, le ha coltivate e le ha rese comprensibili ai cittadini. Spesso non ci rendiamo conto che respiriamo perché ci sono gli alberi. A pochi giorni dalla conferenza dei vertici dell'area marina protetta Torre del Cerrano interviene l'ex presidente del CDA Benigno D'Orazio, che replica alle accuse del nuovo consiglio d'amministrazione. Le dichiarazioni del nuovo CDA dell'area marina protetta del Cerrano non sono piaciute all'ex presidente Benigno D'Orazio, che a pochi giorni dalla conferenza dei vertici replica le accuse del nuovo consiglio di amministrazione tracciandolo di ignoranza e malignità. Il bilancio dell'area marina protetta non è assolutamente in rosso, anzi, afferma D'Orazio, grazie all'attività 2014 il bilancio attuale è più che soddisfacente, dato straordinario se si considera il mancato versamento di quanto dovuto dagli stessi soci, comuni di Pineto, Silvi e Regione Abruzzo. Secondo D'Orazio, la Cerrano Trade ha chiuso il bilancio al 30 ottobre in attivo, circa 10.000 euro. Ad oggi si è in attesa del completamento di varie erogazioni. Tra queste, la più importante riguarda il progetto Blue Data, per il quale sono in corso le adeguate verifiche in sede amministrativa e giurisdizionale.
Purtroppo, dichiara Dorazio, non è stato evidenziato come il progetto sia garantito sia in sede regionale che verso le banche da specifiche fideiussioni. Nessuna vicenda inerente al progetto può dunque riverberarsi negativamente né per la Cerrano Trade né tantomeno per l'area marina protetta. Proprio grazie alle attività della Cerrano Trade e dunque anche al progetto Blue Data, recentemente il Ministero dell'Ambiente ha attribuito circa 80.000 euro all'area marina protetta in virtù delle straordinarie performance 2014 che l'hanno collocata ai vertici nazionali assoluti. Questi fondi, non ancora presenti in bilancio, costituiscono un tesoretto di cui la MP gode grazie all'opera dell'uomo solo al comando. L'ex presidente precisa infine di non aspettarsi ringraziamenti, ma almeno un normale colloquio informativo, come chiesto e rifiutato dall'attuale presidente pro tempore, che al contrario si è lanciato in inventive contro Dorazio, reo di aver difeso in sede giudiziaria le proprie idee, propugnate da anni, sulla necessità di riformare lo statuto prima di nominare un nuovo CDA. C'è molta preoccupazione a Penne per il nuovo piano della Brioni che prevede dei tagli. I rappresentanti dei lavoratori si sono appellati al sindaco nell'incontro svoltosi ieri in comune. La Brioni Roma Style, l'azienda manifatturiera leader del settore qui a Penne, fa di nuovo parlare di lei. E noi abbiamo convocato questo incontro perché siamo molto preoccupati per la situazione della Brioni Roma Style. Abbiamo appreso dei 50 licenziamenti che verranno effettuati entro la fine di quest'anno, altri ne sono stati annunciati e quindi intanto non intendiamo manifestare questo sentimento di preoccupazione. Intendiamo inoltre manifestare tutta la nostra vicinanza ai lavoratori della Brioni, diremo loro che ci impegneremo appunto per salvaguardare i posti di lavoro e soprattutto ciò che chiediamo alla società è un piano di rilancio serio. Sinceramente abbiamo sempre collaborato cercando di trovare le soluzioni migliori, dal 2009 a oggi abbiamo utilizzato un po' tutti gli ammortizzatori sociali, ormai siamo diventati degli esperti, noi puntiamo ad avere un impatto sociale il minimo possibile, questo è logico. Dobbiamo vedere attraverso anche questa mobilità volontaria che si è aperta la natura del problema. In base a come sarà la natura del problema l'affronteremo in un piano che prevede incontri continui, bisettimanali con l'amministratore delegato a partire da gennaio dell'anno prossimo. Quindi dal gennaio del 2016 a marzo del 2016 lavoreremo per trovare la soluzione migliore insieme all'azienda, all'amministratore delegato legato e a chi rappresenta l'azienda naturalmente. Bene il manifatturiero, ma l'occupazione continua a calare. I dati sono stati snocciolati questa mattina dal Cresa. Paradossi delle timide riprese economiche. Il settore manufatturiero in Abruzzo nel terzo trimestre 2015 vede aumentare il fatturato del 6,7% e anche l'export e gli ordini interni. Eppure l'occupazione cala un po' in tutti i settori, ad esclusione della chimica farmaceutica e dei mezzi di trasporto, con 1.700 posti, l'1,7%, che si sono persi. Questo scenario meritevole di riflessione è restituito dall'indagine congiunturale sulle imprese manifatturiere realizzato dal Cresa, condotto su un campione di 426 imprese. Lo studio conferma che in Abruzzo l'economia manifatturiera è trainata soprattutto dalle grandi imprese, oltre 250 addetti, principalmente operanti nel settore automotive e della farmaceutica, che alzano la media generale del fatturato e dell'export. Ma piccoli segnali di ripresa si vedono anche nelle piccole e medie imprese. Altro dato positivo, le nuove imprese nate, 570, di fiducia, che però non riguarda il settore artigianale, dove invece si registra un preoccupante calo. Resta da capire perché allora l'occupazione cala. Lo spiega il segretario generale Prospero Cocco. Le aziende, per far fronte alla crisi, hanno razionalizzato la produzione, investendo in automazione, nuovi macchinari che non hanno più bisogno di operai in carne ed ossa. Ci sono segnali di ripresa evidenti, c'è un fatturato che cresce e una produzione che crescono rispettivamente del 5,7% e del 6,7%, però ovviamente il settore trainante è quello dell'automotive e dell'elettromeccanica. Però non disdegniamo segnali di ripresa anche dagli altri settori del Made in Italy, seppure in maniera meno forte, meno incisiva. Quali sono questi settori? I settori sono da tutto quello della pelletteria, della valvibrata e altri settori che si attestano sui prodotti del Made in Italy. Da produzione e fatturato, però c'è un dato negativo per l'occupazione, al meno 1,7% registriamo nel terzo trimestre del 2015 e quindi c'è una sorta di antitesi fra i dati positivi di produzione e fatturato. Ecco, perché accade questo?
Accade questo perché le industrie si stanno ristrutturando, da un punto di vista dimensionale si stanno attrezzando e quindi anche da un punto di vista del loro essere giuridico stanno rafforzandosi in società. E questo significa che automatismi che intervengono all'interno della grande industria e quindi anche diciamo, produzioni che vengono in qualche maniera meccanizzate espurgono dalla lavorano più le macchine che gli esseri umani. Esatto, espurgono dalla produzione gli esseri umani e quindi la manodopera. Il problema dell'occupazione rimane, le variazioni sono frequentemente negative rispetto al trimestre al trimestre precedente, quindi al secondo trimestre 2015, ma semplicemente perché il terzo trimestre è il mese delle ferie, diciamo il mese in cui cade agosto, quindi in ogni caso le attività si rallentano. Migliori invece segnali sotto il profilo tendenziale, quindi rispetto al terzo trimestre del 2014, con l'unico neo dell'occupazione. Riapriamo una piccola parentesi sulla sentenza d'appello di Sanitopoli perché sono appena giunte in redazione le dichiarazioni dell'avvocato dell'ex patron di Villapini Enzo Angelini, il grande accusatore. Parliamo dell'avvocato Gianluca Ducci che dice: per il mio assistito cade definitivamente l'accusa di corruzione dalla quale è stato assolto perché il fatto non sussiste. Non solo, la sentenza ha stabilito che deve essere risarcito per il danno che gli è stato arrecato, è stato quindi un testimone affidabile. Così appunto l'avvocato Ducci dopo la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, l'avvocato appunto di Vincenzo Maria Angelini, l'ex patron di Villapini, grande accusatore di Ottaviano Del Turco, dalle sue rivelazioni è partita la Sanitopoli abruzzese. Usciamo dalla parentesi e proseguiamo il nostro telegiornale. L'Abruzzo è la regione d'Italia con il più alto tasso di imprenditrici di successo. Sono le under 35 ad aver realizzato le imprese più innovative e competitive del 2015. Sono i dati emersi dal rapporto globale Amway condotto in collaborazione con l'Università Tecnica di Monaco. Le donne al di sotto dei 35 anni rappresentano le imprenditrici più innovative con più successo sul territorio abruzzese e in larga scala la percentuale più alta nel territorio nazionale. I dati sono diffusi dalla Camera di Commercio di Pescara che analizza un andamento in controtendenza rispetto agli ultimi anni. Il primato degli ultimi giorni è il tasso di femminilizzazione delle imprese under 35. Siamo oltre il 30% e la media nazionale è quasi al 28%. E il dato è estremamente interessante perché rappresenta un'imprenditoria femminile giovane che si lancia in settori innovativi e quindi non è soltanto l'impossibilità di entrare nel mondo del lavoro da dipendenti, è anche proprio la voglia, dimostra la voglia delle donne di fare impresa, di fare un'impresa nuova. Secondo un altro studio, gli imprenditori italiani messi a confronto con quelli di altre nazioni soffrono di scarsa formazione derivante da carenze nel campo scolastico che offre programmi meno in linea con gli standard internazionali. Ecco dunque che le camere di commercio arrivano a riempire questo vuoto. Noi investiamo moltissimo in formazione, nel scorso anno abbiamo fatto più di 250 corsi di formazione online o dal vivo, fra le 700 e le 1000 ore di formazione coinvolgendo quasi 49.000 persone. Quindi il tema della formazione sia al femminile che al maschile, ma tanto più al femminile, è sentito moltissimo nel nostro paese e noi cerchiamo di dare questo contributo attraverso l'offerta formativa interna che la nostra azienda propone. Questa mattina è stata presentata in Confcommercio Chieti la giornata della legalità che si terrà il prossimo 25 novembre. La Confcommercio scende in campo per la legalità. Questa mattina a Chieti avete presentato questa iniziativa che si svolgerà il 25 novembre. Questa giornata di mobilitazione nazionale legalità mi piace per l'importanza di non abbassare la guardia su un argomento così importante che è quello della legalità. Non devono abbassare la guardia le imprese, non devono abbassare la guardia le istituzioni, non devono abbassare la guardia le rappresentanze di imprese che siamo noi, che in quanto forma di aggregazione sul territorio e nelle categorie hanno qualche
qualche responsabilità in più, perché in un certo senso siamo il primo argine dell'illegalità nel mondo economico. Una impresa su due valuta aumentati i fatti criminosi rispetto a qualche anno fa. Quindi la riflessione è che abusivismo, contraffazione, taccheggio, furti, rapine, estorsioni e altri fenomeni criminosi recano un danno, sottraggono agli imprenditori e al nostro paese circa 26 miliardi di euro l'anno, con la perdita di 260.000 posti di lavoro regolari. La posizione di Confcommercio è quella di tolleranza zero. Qual è il messaggio che noi vogliamo dare alle nostre imprese, ai nostri iscritti? Che denunciare si deve, perché è un dovere giuridico e morale. Che denunciare si può, perché non si rimane soli dinanzi alle minacce e alle sfide della criminalità. Denunciare conviene perché comunque costruiamo per le nostre imprese un futuro, e quindi è un investimento. E ora parliamo della giornata mondiale dei diritti del bambino, sancita nel 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi a Pescara sono stati liberati in cielo centinaia di palloncini bianchi. È la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una data che celebra la Convenzione internazionale che venne approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989. I quattro principi fondamentali della Convenzione sono il principio di non discriminazione, il superiore interesse del bambino, il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo e l'ascolto delle opinioni del bambino. A Pescara oggi i bambini liberano simbolicamente in cielo palloncini bianchi, simbolo di purezza, legando i loro pensieri come missive destinate all'eternità. È importante ricordare che bisogna sempre e comunque salvaguardare i bambini, perché sono il nostro futuro. Purtroppo nella società, purtroppo nel mondo, tanti bambini vengono sfruttati. Noi facciamo Kiwanis per questo, perché vogliamo bene ai bambini. Perché questo è il punto che ci accomuna a tanta gente che vogliono bene i bambini. Noi lo facciamo concretamente e lo facciamo con questo. Col progetto Eliminet abbiamo salvato e stiamo tentando di salvare dalla morte certa 129 milioni di bambini che muoiono con il tetano, per il tetano. L'Università dei Bambini d'Abruzzo, l'Unibam, ha compiuto i 10 anni di attività. Andiamo a vedere cos'è e quali sono le attività previste per l'anniversario. Bambini che si confrontano con vere e proprie lezioni universitarie di fisica, chimica, filosofia, statistica ed informatica. È l'Università dei Bambini che in Abruzzo ha compiuto 10 anni. Un'esperienza nata nel nord Europa e precisamente a Tubinga, in Germania, dove nel 2002 si è installata la prima Kinder University. Dall'ottobre del 2006 l'Unibam è arrivata a Pescara, dove è diventata un punto di riferimento per gli alunni e gli insegnanti di molte scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine. Quest'anno, in concomitanza con il 10° anniversario, l'assessore all'istruzione della Regione Abruzzo, Marinella Sclocco, affiancata dalla coordinatrice del progetto, Barbara Magliani, ha esposto le principali iniziative previste. È chiaramente comprensibile vedere come i bambini riescono ad apprendere anche concetti molto complessi se presentati a loro in maniera adeguata. Quindi è un grande laboratorio Unibam. Quest'anno riusciremo a portare al di fuori della nostra provincia di Pescara i bambini che andranno andando nei laboratori del Gran Sasso a fare delle lezioni di fisica, e poi andranno anche all'Università di Teramo a fare delle lezioni di chimica. Centro Teatrale Artis e Comune di Pescara hanno presentato il progetto Adotta un allievo, per la ricerca di fondi privati per sovvenzionare borse di studio che possano permettere ai ragazzi di partecipare a corsi teatrali e allontanarsi dal disagio giovanile.
Dinanzi all'indebolimento, diciamo, che sappiamo del comune, delle capacità di dare sostegno economico, non si può alzare bandiera bianca e dire non ci stanno i soldi. Bisogna attivarsi, noi dobbiamo attivarci per creare relazioni con l'Europa, ma anche con i privati, con dei privati illuminati, e tanti ce ne sono in questo territorio, che possono e vogliono collaborare a far crescere la cultura a Pescara. Voi avete questa mattina presentato questo progetto Adotta un allievo con il comune di Pescara. Vogliamo un attimo spiegare di cosa si tratta? Artis è una scuola di teatro che è nata nel 99, quindi abbiamo una grande esperienza. Abbiamo visto col tempo che l'attività teatrale per i ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale può essere un'attività che li può distrarre da un disagio, dal disagio giovanile. Chiediamo ai privati, ad attività commerciali, attività imprenditoriali, di adottare un allievo, cioè di mettere a disposizione dei fondi per una borsa di studio per poter frequentare i nostri corsi. Possono andare dai corsi di teatro a quelli di musica d'insieme, dal corso di scrittura creativa a quello di sceneggiatura, dal corso di canto, quindi una serie di attività che permettono ai ragazzi di costruirsi una personalità. È il momento di aprire la pagina sportiva. Tra poco più di un'ora sarà in campo il Pescara all'Adriatico Cornacchia contro l'Avellino, ma vediamo la schermata di questa giornata, una giornata che si dipanerà nel corso di 4 giorni, perché si comincia questa sera con Pescara-Avellino, poi ci saranno le gare di domani alle ore 15, la partita delle 17.30 di domenica tra Bari e Livorno e la partita di lunedì sera tra Cagliari e Ascoli. Le partite di domani saranno Crotone-Ternana, Latina-Salernitana, Novara-Spezia, Perugia-Brescia, Provercelli-Como, Trapani-Modena, il derby tra virgolette tra le Virtus, Entella contro Lanciano e Vicenza-Cesena. E allora tra poco più di un'ora, come detto, alle 20.30 il fischio d'inizio di Pescara-Avellino, si prevede un buon afflusso di pubblico, in particolare anche con tante presenze provenienti dall'Irpinia. Noi andiamo a collegarci telefonicamente con il nostro Paolo Renzetti. Buonasera Paolo. Grazie Andrea, buonasera dallo stadio Adriatico. In questo momento quasi vuoto, ci sono sì e no un centinaio di spettatori sugli spalti, non sono ancora arrivati i tifosi dell'Avellino, 705 biglietti venduti in Irpinia, dunque settore ospiti praticamente gremito, perché può disporre il gabbiotto di Curva Sud di 733 posti a sedere, dunque praticamente esaurito. Grande spiegamento di forze dell'ordine Andrea questa sera all'esterno dello stadio Adriatico. Abbiamo visto proprio all'angolo tra Viale Marconi e Viale Pindaro decine e decine tra carabinieri e poliziotti che stanno controllando il deflusso degli spettatori. È inutile sottolineare che questo è il primo importante avvenimento che si svolge, che si tiene in Abruzzo dopo i tragici fatti di Parigi, e come richiesto dal Ministero degli Interni attraverso delle circolari sono stati ulteriormente rafforzati i controlli all'interno e all'esterno dello stadio Adriatico. È stata fatta come di consueto, ma come da protocollo, anche la bonifica da parte degli artificieri della Polizia di Stato proprio all'interno dello stadio Adriatico alcune ore fa. Per quanto riguarda l'aspetto puramente sportivo, ti posso dire Andrea che il Pescara, i giocatori del Pescara sono arrivati 10 minuti fa allo stadio Adriatico. Non vediamo in campo ancora i giocatori delle due squadre, ci sono solo 2 o 3 giocatori del Pescara, non ci sono ovviamente le formazioni ufficiali, le distinte, dunque andiamo con quelle che potrebbero essere le due squadre, i due 11. Pescara 4-3-1-2 con Fiorillo in porta, poi in difesa scelte obbligate almeno di clamorosi colpi di scena con Zampano e Crescenzi ad agire sulle fasce, Zuparic e Fornatier al centro, poi Berre, Mandragora e Memushai dovrebbero essere i tre centrocampisti, con Berre che non è al 100% della condizione, se non dovesse farcela potrebbe giocare Torreira, poi Benalì con Caprari e la Padula di punta. Nell'Avellino ci sono delle assenze, 4-3-2-1 lo schieramento che dovrebbe adottare il tecnico Attilio Tesser, con Frattali in porta, Nica, Birazzi, Chiosa e Visconti in difesa, D'Angelo, Gidavi e Gavazzi a centrocampo, Insigne, fratello di Lorenzo Insigne, ex biancazzurro, il trequartista, con Mokulu e Trotta che dovrebbero agire
in attacco. Per quanto riguarda le assenze, nel Pescara non ci sono Campagnaro, Forte, Bunosa e Cappelluzzo, nell'Avellino Togni, Rea, Tavano e Ligi. Punto interrogativo per quanto riguarda Arini, che per motivi falinari non si è allenato negli ultimi tre giorni, ha raggiunto i compagni qui a Pescara. Vedremo tra pochi minuti, quando arriveranno le distinte, se sarà della partita, se sarà in campo oppure molto presumibilmente in panchina. Sono previsti oltre 8.000 spettatori, dirigerà l'incontro il signor Rosso di Pordenone, che ha diretto in questa stagione un altro anticipo del Pescara vittorioso con la Pro Vercelli 1-0. È tutto dallo stadio Adriatico, a te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti. Dal Pescara la Virtus Lanciano, che invece, come detto, giocherà domani alle ore 15, una Virtus che cerca punti per dare ossigeno alla propria classifica e, perché no, cerca una vittoria che in trasferta manca da quasi 12 mesi, da quasi un anno. Allora vediamo il servizio di presentazione di Virtus Entella, Virtus Lanciano. A Chiavari senza gli infortunati Amenta e Ferrari, oltre che Turchi, acciaccato anch'egli, e Boldor impegnato con la nazionale. Questo è il fronte delle assenze per il tecnico della Virtus Lanciano Roberto D'Aversa in vista del match di domani, ore 15, contro la Virtus Entella. Una partita nella quale i rossoneri sono chiamati intanto a confermare i progressi espressi sotto il profilo del gioco nelle ultime uscite e poi soprattutto, e questa sarebbe la novità, a portare via i tre punti che darebbero ossigeno ad una classifica che al momento langue, coi Trentani penultimi in graduatoria. Le difficoltà del match sono legate non solo all'anemia di punti in trasferta della Virtus Lanciano, ma anche al campo sintetico e piccolo, dove l'Entella è più abituata. Ma ancora di più allo stato di salute della squadra di Aglietti, che dopo essere partita con 4 sconfitte nelle prime 5 partite, sequenza che ha messo a rischio la panchina dell'ex tecnico dell'Empoli, ha infilato 8 risultati utili consecutivi. Una serie aperta che ha issato la squadra ligure fino a metà classifica. Per la Virtus Lanciano, match difficile ma non proibitivo. Roberto D'Aversa punterà ancora su Rigioni in difesa al fianco di Aquilanti. L'ex teramano si è espresso bene contro il Crotone. In mediana tornerà nuovamente a disposizione quel Fabrizio Paghera, che in cabina di regia fornisce maggiori garanzie. Punto fermo dell'attacco piccolo, Marilungo cerca il suo primo gol in rossonero, solito ballottaggio poi tra Di Francesco e Lanini. Nelle file della Virtus Entella gli assenti sono il centrocampista Staiti e il difensore Sini. L'ex pescarese Jadid giocherà la sua seconda partita, la prima dal primo minuto. In avanti irrinunciabili Caputo e Masucci, supportati da Costa Ferreira. Pellitzer e Ceccarelli, l'arcigna coppia di centrali davanti al portiere Jacobucci. Keita sulla fascia, favorito su Jacoponi. Ed ora la Lega Pro, è un venerdì di vigilia per entrambe le squadre del girone B, entrambe le squadre abruzzesi, L'Aquila e Teramo. Teramo che domani giocherà a Rimini, fischio d'inizio alle ore 15. C'è sempre l'emergenza difesa, ma è un'emergenza che si è molto parzialmente lenita con il recupero in extremis del difensore Brugaletta, che ha accusato dei problemi alla caviglia, ad una caviglia in settimana, ma è stato convocato, quindi potrebbe essere della partita. Non ci saranno però gli squalificati per Rotta e Altobello e l'infortunato Capitan Speranza. C'è uno squalificato anche nel Rimini, si tratta di De Martino. Come sapete, a inizio settimana il presidente Campitelli ha chiesto 6 punti nelle prossime 2 partite, quindi ha chiesto di conseguenza una vittoria già a partire da domani. Ascoltiamo come il tecnico Vivarini presenta questa partita. Con le qualità e le caratteristiche degli attaccanti che abbiamo, per forza di cosa dobbiamo lavorare a 3 davanti, quindi il presidente non è che vuole il 4-3-3, il presidente vuole, come me, una squadra che vince. Questa è la cosa che è importante. Vuole un atteggiamento giusto dalla squadra, vuole diciamo il bello, vuole far spettacolo, che è la cosa che vogliamo tutti, insomma. Dorazio penso giocherà sicuro, giocherà ieri l'ho provato, è andato anche molto bene, è un ragazzo che ha tante potenzialità, spero che riesca ad imporsi nella squadra e possa dare continuità anche alla partita che farà a Rimini. L'importante è trovare, diciamo, quella cattiveria giusta, quella determinazione giusta che,
e poi soprattutto gli atteggiamenti di squadra che a me interessano, che andiamo a migliorare, perché bisogna far bene, punto. Io sono uno che a me non piace cambiare, e quest'anno purtroppo sto cambiando troppo, perché vedi infortunati, vedi squalifiche, sono cose che poi vanno a condizionare una prestazione, diciamo, generale della squadra. Però mi piacerebbe che chi va in campo dia il meglio di sé e chi lo toglie poi. Cioè, questo è il discorso della gerarchia, insomma. Ma io voglio pure io 6 punti nelle prossime 2 partite, penso che tutti quanti vogliamo questo, ma il Presidente ha fatto un intervento in settimana, secondo me giusto, perché bisogna richiamare alle attenzioni tutti quanti, l'allenatore, gli addetti ai lavori, i direttori, i giocatori, bisogna cercare di essere tutti uniti e compatti per cercare di ottenere il risultato. E vediamo la schermata di Lega Pro. Come detto, le due abruzzesi giocheranno domani, apriranno il quadro della 12ª giornata alle ore 15, Maceratese L'Aquila e Rimini Teramo, alle 20:30 sempre domani Prato Pontedera e Tutto Cuoio Sant'Arcangelo, poi domenica alle 15 Lupa Roma Carrarese e Pistoiese Ancona, alle 17:30 Lucchese Savona e Siena Arezzo, alle ore 20 il big match tra Spal e Pisa che proprio ieri è stato penalizzato di un punto. E occupiamoci ora dell'Aquila, che si recherà domani all'Elvia Recina in casa della seconda forza del campionato, ovvero la Maceratese. Il tecnico aquilano Carlo Perrone, dopo la bella prova di sabato contro il Teramo, può contare sui recuperi di Piva e Maccarrone. Il servizio. Sfida alla vice capolista del campionato per l'Aquila, che fa visita alla Maceratese di Cristian Bucchi. Una gara complicata per i rossoblù, che però arrivano all'appuntamento rinfrancati nelle gambe e nello spirito dal successo interno nel derby del Gran Sasso con il Teramo. In terra marchigiana mancherà l'esterno Vittorio Triarico, che accusa di nuovo dolore al torace dopo lo scontro di gioco durante il derby di una settimana fa. Oltre a Triarico non sarà della partita Marco Iannascoli ai box per un problema al ginocchio. Per il resto Perrone ha l'imbarazzo della scelta. Ci sarà il terzino Simone Piva al rientro tra i convocati dopo il mese e mezzo di stop causa infortunio, anche se dovrebbe partire dalla panchina. Il dilemma è 3-5-2 o 4-3-3? Alla fine, visto anche il forfè di Triarico, si dovrebbe partire con il 4-3-3. In difesa tornerà Maccarrone centrale al fianco di Cosentini, mentre in mediana spazio alla qualità con De Francesco, Manuel Mancini e Milicevic. In attacco Perna con San Domenico e Ceccarelli. Il tecnico dell'Aquila, Carlo Perrone, vuole giocarsi tutte le carte a disposizione per strappare punti da Macerata. Perrone si va sul campo della vice capolista, però insomma anche con l'entusiasmo dopo il derby non firma per un pareggio. No, credo che qualsiasi sportivo voglia cercare, dall'occasione che ha, di fare bella figura e di trarre sempre il massimo. Quindi io credo che chiunque faccia questo sport del calcio pensi sempre di entrare in campo per vincere. Poi se questo non è possibile, quello che viene uno accetta, però è chiaro che non firmerei per un pareggio. Che dicono che si vogliono salvare, insomma, mi sembra un po' dire delle cose che non sono realistiche. Bisogna fare i complimenti alla Maceratese, alla società, perché hanno messo su una squadra veramente forte, hanno cambiato poi parecchio rispetto alla squadra che ha vinto l'anno scorso il campionato e hanno messo su un organico di primissimo livello. Secondo me, levata la spalla, che ha qualcosa in più in termini anche di quantità, perché la spalla ha un parco giocatori dal primo all'ultimo veramente di grande importanza, con grande esperienza, ma secondo me la Maceratese negli 11 soprattutto, ma anche nei 13-14, è una squadra che vale la spalla.
Proprio in questo momento è arrivata la formazione ufficiale del Pescara, quindi torniamo per un attimo prima di chiudere alla Serie B. Vi enuncio proprio la distinta che ci è proprio in questo momento arrivata. Dunque Fiorillo, Fornasier, Memusciai, La Padula, Zampano, Zuparic, Caprari, Mandragora, Benali, Crescenzi e Verre. Quindi non ci sono novità nell'undici titolare, con Fornasier e Zuparic centrali, con Crescenzi e Zampano che agiscono sulle corsie laterali, con dunque l'impiego di Mandragora davanti alla difesa, di Verre, Memusciai, Mezzeali e di Benali alle spalle del duo Caprari-La Padula. In panchina il tecnico Oddo porta Aresti, Sansovini, Cocco, Mignanelli, Selasi, Valotti, Mitrizza, Torreira e Fiamozzi. Possiamo chiudere qui questa seconda edizione del TG6, dandovi appuntamento non solo alla terza edizione delle ore 23, ma a Diretta Stadio, che sarà in onda tra poco, intorno alle 20:30. Seguiremo la cronaca di Pescara Avellino con Paolo Renzetti e poi le interviste nella Mix Zone curate da Enrico Rocchi. Grazie per l'attenzione, buona serata.